La coronata celeste, celeste come gli occhi di una donna, che rassomiglia tanto a una Madonna. Tutto, tutto hai saputo, acque del cuore che non ha forgiato. Bolero, Grand Hotel, Tipo, Sogno, Luna Park, Incanto. L'editoria italiana ha in questi nomi uno dei suoi rami oggi più attivi. Sono i nomi dei cosiddetti giornali a fumetti. 2 milioni di copie, 5 milioni di lettori. Hanno in questi periodici uno svago a buon mercato, una specie di cinematografo tascabile ed anche un consigliere sentimentale. Le loro lettere sono firmate con pseudonimi come Cuore in attesa, Soldatino triste, Riccioli Bruni. Bayadera stanca. Una volta si leggeva Il ventre di Parigi o I miserabili, oggi si legge Oltre l'oblio, Cuori sulle vele, La sposa della morte, e sui volti dei protagonisti che si chiamano Titiana, Liviana, Mamer, Dal, c'è l'amore sublime, l'odio amoroso, l'amoroso rancore, il sacrificio doloroso, la dolce rinuncia e via dicendo. Ma questo genere di romanzi a immagini disegnate è ormai superato. Oggi è di moda il fotoromanzo, con divi in carne ed ossa. Eccone uno, Sergio Raimondi, di professione meccanico. E questa è Anna Vita. Il teatro di posa è attrezzato come per le riprese cinematografiche, con il regista, il fotografo, gli elettricisti. Ogni fotografia è preceduta da un bozzetto al lapis, che serve per l'impaginazione. Un fotoromanzo consta di 500-600 fotografie. Thank you.
date fatalissime sono Annie O'Hara, una romana sposata con un americano, e Sandro Roberti. Mancano i calici per il brindisi, ma la cosa non preoccupa il regista. I calici verranno dopo. Egregio signor Raimondi, non potendo trattenere l'impulso del mio cuore, vengo a lei con questi due rigi. Lei, senza saperne, è l'autore di molti notti insonni per me. Vado a letto con la speranza di dormire, ma lei, chiamato forse da un genio maligno, mi appare davanti e i suoi occhi belli sembrano dirmi: sognami, sognami bambina, anche questa è la felicità. Così scrivono le ragazze a Sergio Raimondi. In taluni ambienti la sua popolarità non è minore di quella dei più famosi attori dello schermo. C'è un luogo dove Sergio è solito recarsi per ragioni di lavoro e ogni volta l'accoglienza che riceve è frenetica. Va tanto male la malinconia, da quando l'amore mio non è più mio. Ragazze corrono a rendergli omaggio con canti e balli, a dispetto di qualcuno che non condivide tanto entusiasmo. Sapore dei miei baci, risognare, dare ancora un po' di luce a questo cuore, risentire sotto voce, buona sera. Caro Roberti, siamo due sorelle prive di qualsiasi divertimento. L'unico nostro svago è quello di leggere il giornale dove lei recita. Beato lei che può vivere tante passioni. Che vita interessante deve essere la sua. È una lettera che viene dalle Puglie. Quella precedente veniva dalla Sardegna. Signorina Anni,
La vostra ultima interpretazione mi è tanto piaciuta. Le vostre movenze di pantera, la vostra espressione delicata e fatale. Ma ditemi, tutte le donne sanno dare il bacio di Giuda? Bisognerebbe guardarsi dalle donne come voi, che pensano solo all'amore e che hanno sulle labbra il profumo delle magnolie. I vostri baci sono di sicuro avvelenati, ma che importa? Sorridiamo, ma non ridiamo di questi personaggi. Ogni epoca ha i suoi eroi. La nostra ha gli eroi a fumetti. Risentire sotto vesti.